Con un buco nel cuore, questo è uno dei libri, perché non è l'ultimo, di Sasha Perugini. È un'esperienza di vita, no Sasha, sì, che effettivamente hai voluto riportare su nero su bianco perché non fosse dimenticato e forse perché fosse anche di aiuto agli altri, no? Allora, di cosa parla in dettaglio? Il libro parla di un'operazione chirurgica al cuore, e è un libro, appunto, una vicenda autobiografica in cui mi metto abbastanza a nudo, perché ovviamente affronto tutte le tematiche legate alla malattia e alle difficoltà di affrontare una grande operazione. Il motivo per cui l'ho voluto fare è stato perché mi sono resa conto che le frustrazioni e le difficoltà di queste situazioni sono condivise con tantissime persone, ma c'è una sorta di tabù molto forte per cui non se ne parla, non se ne discute, e quindi ho voluto appunto scriverne. E già sta succedendo quello che cercavo con questo libro, è che persone che non conosco mi stanno contattando proprio per avere maggiori informazioni e per, in qualche modo, o si identificano se hanno già affrontato l'operazione, oppure cercano informazioni laddove purtroppo non ne vengono fornite a sufficienza. Sasha Perugini è una donna in carriera, no? Tu ti occupi dal 2005 della gestione dei programmi universitari a Firenze, giusto? Sì, mi occupo di quella che viene chiamata tecnicamente internazionalizzazione, e gestisco un programma, la sede fiorentina della Syracuse University, che è un'università americana nello stato di New York. Quindi la sede fiorentina. Quindi sentite già anche l'accento molto americano, quindi tutti i giorni, insomma, diciamo che ti sdoppi, no? Dalla realtà italiana a quella americana. Sì, sì, sì. E quindi una donna in carriera nasce, perché ci conosciamo anche con Sasha, nasce con questa deformazione, insomma, niente che ti potesse essere invalidante, no? Nel senso no, era, della tua vita. Congenita, era una cosa congenita che ho scoperto all'età tipo di 6 anni . E ho tenuto sempre sotto controllo. Ma come tutti i giovani, ignorandola e convinta di essere una semidea, per cui a me le cose grandi non mi toccheranno. Poi a un certo punto, appunto, come racconto nel libro, una mattina sono andata a fare il controllo di routine e mi hanno detto: no, guarda, ti devi operare. Che come? Ci mi devo operare. Io non, e quindi da lì è nato tutto il percorso di rabbia, di accettazione, poi di cerca come, dove, quando, decidere, perché, per come. Poi inizialmente non sapevo che c'erano anche possibilità, perché è un'operazione abbastanza invasiva, eccetera. Poi dopo, fino il libro racconta. Ecco, però la cosa interessante, anche la decisione di fare un'operazione, perché giustamente anche l'orologio biologico poteva scadere, il desiderio di avere un figlio, quindi insomma è un prendere coscienza che si ha nell'età adulta, perché da giovane non ci tocca nulla, no? Nel senso, la morte, non ci si pensa, poi arrivi a un punto giustamente in cui hai dei desideri che però ti vengono vietati perché il tuo stato fisico non è ottimale. Però la cosa interessante del libro è che veramente in questo intervento, cioè, tu hai visto veramente come un ritornare indietro, una rinascita e un rimettersi, diciamo, in gioco, in discussione, no? Sì, quello, un tema che affronto nel libro e che mi ha toccato tanto è il fatto che c'è una messa in discussione dell'identità, perché già tu ti costruisci un'identità, no? Già nel momento in cui ti dicono ti devi operare, già da un momento all'altro inizi a percepire come malato, no? Proprio nel giro di pochi secondi, cambia già, e quindi questa percezione da essere intoccabile e appunto un semidio improvvisamente, dice: ma come, sono fragile anch'io, è un ritorno devo sotto... indietro. Poi dopo iniziano tutti i limiti e i veti dei medici, per cui inizi a tornare indietro, torni da adulto, torni adolescente, per cui ti ribelli, poi torni bambino perché ti dicono questo lo puoi fare, questo no, devi essere qui a quest'ora, devi fare questo in questo modo, come ti dico io, quando te lo dico io, mettiti così. Quindi il tuo corpo che lo devi cedere e devi stare zitto, perché poi la medicina ci vuole zitti e in qualche modo aperti. Sì, perché sai, per loro sono di routine, per noi che insomma le subiamo è la nostra, per loro è una delle tante, però insomma ecco, ci dovrebbe essere anche comunicazione molto di più. Purtroppo no, non c'è una cultura di comunicazione, questo in parte anche perché capisco che i medici si devono in qualche modo anche proteggere dalla vicenda umana che ognuno di noi porta. Sì, perché no? Loro insomma, voglio dire, devono affrontarla con una certa, tra virgolette, distanza, perché quotidianamente hanno a che fare con l'essere umano, ed ogni essere umano è a sé. Però ecco, interessante il
il fatto di ritornare bambino, poi il fatto dell'intervento. Poi con l'intervento, quando c'è la vera e propria anestesia, perdi questo senso di propria perdita di conoscenza, quindi torni feto letteralmente, e poi riacquisti in sala di rianimazione, no? Vieni rianimato, riacquisti la tua anima, la tua coscienza, e poi piano piano il percorso che ti riporta a tornare di nuovo l'adulto che credevi di essere o che eri, perché piano piano devi riacquistare la padronanza del tuo corpo, riacquistare la tua indipendenza emotiva, fisica e psicologica, perché poi dopo ci sono tutta una serie di paure, no? Di, ah, certo, anche come poi, dai genitori, proprio come staccarsi ai genitori. Cioè, no? Io dico sempre che uno quando affronta queste cose non si stacca mai, cioè il medico diventa l'altro genitore, sì, perché da allora in poi la tua vita avverrà, sì, sempre o con una telefonata o con i controlli di routine, rimarrà sempre attaccata. Sì, però esatto, insomma sei diventata mamma di una splendida bambina. Un bimbo, perdonami. Un bimbo, sì, sì, sì. E quindi voglio dire, è ritornato un po' alla... Tutto, meglio di prima addirittura, proprio tutto fantastico. Sì, sì, no, la gravidanza è stata possibile proprio grazie a questa operazione. Tutto bene, ma ci tenevo proprio a condividere questa esperienza perché rassicurare anche gli altri. Per rassicurare anche questo, nel detto malcomune mezzo gaudio, la verità è che oltre al danno, no, che uno pensa di subire, c'è anche questo senso a volte di vergogna, di non poter condividere perché ci si sente gli vero. Unici che affrontano questa difficoltà. Invece il mezzo gaudio è nel dire, ma allora non sono... Io ho sempre davanti Papa Wojtyła, no? Cioè lui ha condiviso ed è stato veramente un modo per dire, ehi, anche i grandi soffrono, no? E che quindi condividete, perché si può far sì che tutto sia più facile. Sì, sì. Comunque, allora ricordiamo che il 22 di marzo alle 21:15 questo libro verrà presentato al Teatro della Bicchieraia, sì, poi sì, ci sarà sì. un'altra presentazione dove? Il 30 di marzo la libreria Leggere in Viale Cittadini, libreria universitaria, sono due presentazioni completamente diverse. La presentazione al Teatro della Bicchieraia è stata organizzata anche grazie, ci tengo a ringraziarlo, al direttore della Confcommercio Franco Marinoni, e quindi è abbinata ad un loro progetto che hanno proprio per le donne e anche le donne imprenditrici, mentre libreria universitaria una professoressa di psicologia, Laura Occhini, ha utilizzato il libro come testo del suo corso di psicologia e quindi affronterà con gli studenti alcune tematiche appunto trattate dal libro, quindi sono due situazioni diverse. Comunque si trova in tutte le librerie? Si trova non proprio in tutte, insomma, vabbè, se dire... non si trova va ordinato sì, comunque si su Amazon, insomma, online, si trova fare. Facilmente. E allora sì. Con un buco nel cuore, questo è uno dei libri, perché poi presenteremo anche gli altri successivamente, di Sasha Perugino.